Ciao a tutti ragazzi, io sono The Player e benvenuti nel mio canale. Come avevo detto anche sulla pagina Facebook, ci tenevo a esordire con un video di NBA 2K16 e infatti eccoci qui proprio su NBA 2K16. Dunque direi di non perdere altro tempo e andare subito a creare il nostro giocatore con cui affronteremo la nostra gloriosa carriera. Eccoci qui, ci troviamo già nel menu di creazione del nostro personaggio. Iniziamo subito quindi info di base, certo, le cose basilari, vediamo un po'. Allora, nome, vabbè, sarà giustamente The Player, no? Così come è il nome del nostro canale. Ecco, giustamente il gioco si assicura che non scriviamo parolacce, contenuti offensivi, insomma, perché c'è gente che le fa ste cose, eh? Ok. Squadra preferita, i Phoenix Suns. Beh, sì, io direi Phoenix Suns perché sono un gran tifoso di Steve Nash che ha fatto il meglio della sua carriera proprio a Phoenix, quindi io metterei Phoenix. Poi comunque magari voi nei commenti mi lasciate la vostra squadra preferita e magari quella che ottiene più voti potremmo anche andare a cambiare nelle impostazioni. Poi tonalità della pelle, ma e creare un personaggio comunque abbastanza patriottico, mettiamola così. Quindi più che altro magari facciamo un italo-americano, va, un italo-americano ci può. No, questo è troppo bianco cadaverico, però abbiate pazienza. Facciamo 5, dai, 5 è un colore di pelle abbastanza. Ecco, come italo-americano ci sta, no? C'ha la faccia dell'italo-americano, no? Vabbè, adesso giustamente continueremo ad andare a modificare caratteristiche, eccole qui. Colore degli occhi, beh, verdi, dai, io li voglio fare verdi. Ah, poi questi sono la tipologia degli occhi. Occhi 1, va bene, dai. Beh, le orecchie gliele vedo abbastanza normali, gliele potrei lasciare anche così. Ecco le labbra, al massimo le cambierei un pochetto, mi sembrano un po' strane queste labbra. È una bocca così normale, ci può stare. Mento pure lo vedo abbastanza normale. Sono le guance, ah, ecco, vedete, tipo così, così. Magari il guancio è un po' più da ragazzo, insomma, lo vedo. C'ha troppo di solchi in faccia, ragazzi. Cioè, noi iniziamo dalle scuole superiori, quindi tecnicamente è un ragazzetto questo. Ecco, magari una faccina un po' più così, dai. Penso ci possa più stare. Poi stiamo fronte, eppure ci può stare, la fronte così. Asimmetria, imperfezioni, decolorazioni, lentiggini, cicatrici. No dai ragazzi, a me mi sembra che possa andare bene così. Andiamo avanti. Capelli, bene. Colore nero, sì dai, mi piacciono neri, poi se volete qualche altro colore, poi come sempre basta che me li scrivete nei commenti e cerchiamo di accontentare un po' tutti o comunque la maggioranza, insomma. Io per il momento gli lascio questi. Bravo ragazzotto, dai, sembra più italiano che americano, però è italo-americano, non vi preoccupate. Allora, mettiamo un po' di barba, sì, beh, è un ragazzetto, però dai, mettiamogli un po' di barba. Le sopracciglia mi sembrano buone, tipo di barba. Ah, ecco, mi cambia questo qui sotto. Gli mettiamo un pizzetto folto così, eh? Mi piace. Magari, ecco, tipo un pizzetto fortino così. E però tipo, ecco qua, ci mettiamo anche un pochetto di barba. Del resto, perché un ragazzetto che si rompe i coglioni di farsi la barba, eh. Lasciamo un po' di barbetta incolta. Non è troppa così. Dai, quella. Ecco, tipo questa, dai, questa così. Basette, no vabbè, non ce le mettiamo, baffi nemmeno, colore nero va bene, quindi abbiamo fatto anche questo. Ah, ci rimangono da fare solamente i tatuaggi che già ho fatto, poi capirete meglio siccome la nostra scuola di appartenenza sarà i Dragons. Mi sono preso la libertà di piazzargli un drago qui sul braccio destro, come lo vedete, molto figo, insomma, un po' come senso di appartenenza alla nostra scuola. Poi
Adesso andiamo nella seconda parte della creazione. Accetta modifiche e torna indietro. Sì, no, però volevo annulla, volevo cambiare un attimo una cosa nelle info di base. Perché sapete, cioè The non mi sa tanto di nome. Player come cognome ancora è ancora passabile, ma insomma, non è tanto un nome che nome è? Che nome è? Quindi non lo so. Opterei sempre per un nome, ecco, magari sempre per la storia dell'Italo italiano, un nome italiano, cognome player, mi sa di americano, italiano di sicuro non è. Nome italo-americano, Italo nome, ragazzi. Quindi questo ragazzo si chiamerà Italo. Non è un nome che piace molto a me, però è Italo. Perché ci dobbiamo anche dare una mossa, tra l'altro ho sbagliato a scrivere. Ci dobbiamo anche dare una mossa perché poi il tempo è quello che è. Italo player, dai, ci può stare, vedete? Mindigare. Bene, eccoci qui, quindi nella seconda schermata per creare il nostro personaggio, che poi sono le ultime informazioni. Allora, come ruolo, posizione, io metterei playmaker perché è quello che preferisco, anche quello che sono un po' più abituato a giocare, diciamoci la verità. Comunque lo preferisco, stile di gioco equilibrato mi sta benissimo. Okay, altezza direi 1,93, che insomma, chi ne sa un po' di basket, 1,93 m, playmaker NBA, non sei nessuno praticamente, anzi ti prendono per culo praticamente. Peso 84 kg, va bene, aumentiamo un pochetto. Ah, vedete qui, vedete High School Parkside Dragons, se ne potrebbero scegliere anche tra Midtown Bulldogs e Fairview Tornadoes, però non so, i Dragons mi garbano di più, poi tra l'altro appunto gli possiamo anche mettere il tatuaggio come senso di appartenenza, quindi mi piaceva di più. Mano principale destra direi, mano principale schiacciate indifferente, chi se ne frega, basta che sfondi il canestro. Apertura delle braccia, lunghezza corpo e larghezza spalle, interessantissimo. Queste sono tutte caratteristiche che non c'erano nei precedenti titoli NBA 2K o 2K se preferite. E sono veramente buone, dai. Direi di aumentare giusto un pochetto. Mette più. Basta, no, direi. Cioè, così per insomma fare un personaggio omogeneo. Poi non deve essere esagerato, non deve essere sproporzionato. No, c'è il numero di maglia da scegliere. Che numero di maglia vogliamo metterci? Allora, facciamo così. Io metto il 7, non ho nessuna preferenza come numero, è un numero così, tanto per. Mi piace il 7, ok? Mi piace il 7. Poi, aspetto sempre i vostri consigli, eventualmente per poter cambiare, variare il personaggio, per cercare, insomma, di farlo quanto più piace anche a voi, insomma, e non solo a me. Dunque, proseguiamo. Sì che voglio continuare, vai! Step into my world, where you can be the story. See what it's like to be the next NBA phenom, the next Frequency Vibrations, aka Freak. This is living the dream. Wow, you about to wake up the whole project. Aw, man, whatever. This is our court. So what's up, bro? How you feeling? Oh, I'm living the dream. What? Sis, I'm living the dream. That's what I'm talking about. Money. Hard work is always rewarded, right? Yep, just like our parents. 32 years and they both still at the post office. Mom selling stamps, pops delivering the mail. Never complain, never missed a day. Yeah, well, moms did when she had us. Yeah, Nice. but Pop said she went back to work a lot sooner than she had to. Right, of course she did. Brought us up right here in Harlem, USA. Io lo vedo forte a sto Project. ragazzo, e la But you know butta what? sempre dentro. We do what we do. Questo è tipo nostra When I make it sorella. to league, we'll have enough Direi money che to si retire somigliano both of us. tantissimo, si But when vede I'm proprio che here, sono nigga, fratello e sit sorella, back, proprio chill, the rest of the natural dichiarati. born lives. In realtà il If we can nostro move them out of Italo here, you know they're gonna be kicking and screaming. è adottato, sì, ve lo Right. dico io che è Boom! adottato. But I see. This guy. Yo! I still got the skills though! Too bad you got kicked off the squad. Oh, that's because coach is a hater. Non He poteva only wanted mancare one il player to simpatico shine, della but it's all good though. situazione. My man Freak is extra nice with it. We both going to the league. Both. Oh, you heard me, little sis. Ugh. It's a crack of dawn. You already changed your breath? Nah, see, that's my new mouthwash. Distilled. Oh, you got jokes Man, I early didn't in know the they made AM. You two always mouthwash. Sì, Yo, vuole fare Vic, you are decisamente il no good simpatico della on the curve, mom. situazione. Let's just keep it 100. Two times 50. Wow, you see how she doing mathematics on me, though?
Vi lascio comunque ai sottotitoli perché così non vi perdete nemmeno insomma la bellezza comunque di questa grafica che la trovo eccezionale. No, I'm gonna catch y'all at the Son, that's at 12 noon. Yeah, and I'm gonna take a little nap, you know, so I'm well rested for them afternoon classes. Vic, Vic, you a trip, man. Nah, son, hey, you want your boy in class nodding off head on a desk? Or you want me bright-eyed, bushy-tailed, raising my hand and answering mad questions in class? Why didn't you just go to bed? Because right. I can't sleep at night. Freak, you believe this? No. Yo, it's the truth. I sleep better in the daytime. My doctor said that my biological clock is all turned around. You know, like, up is down, down is up, left is right, right is left. Wait, how'd I... You know what? It's all good in the hood. You two know I'm dyslexic. It's dyslexic. Yo, you twisted for show. Whatever. You know what's for lunch? Non sta bene sto ragazzo comunque, iniziamo molto male. Chiamate uno specialista per questo, che ne ha bisogno. Tasty. I'm saying though. All right, y'all. I bid you adieu. Adieu. Tu Italo, non frequentare questa gente poco raccomandabile. L'ha fregato. L'ha fregato. Questa era brutta, raga. Questa è brutta, brutta. Guarda come se la spassa. Io come se la ride. A friend, a freak. FOF. Yeah, that's hot, right? Nah, that's corny. Nah, you mad because you ain't come up with it. Let me go get the bag. Please. Alright, hurry up. Hey, yo, freak. I'm gonna see you later, man. Yeah, hey, Vic. What? Get to school, man. No more missed days. You know me, I'm gonna be there. Man. That's exactly it, Vic. I know you, B. Get to school, man. Whatever. Dai, bello a scuola. Devi muovere le chiappe, dai. Hey, sis, hold up. Bene, sì, come vi avevo detto, vanno a scuola perché tu inizi praticamente proprio dall'inizio, da quando vai ancora alle scuole superiori, praticamente. E questo è il nostro campo. Sì, no? Eh sì, è il nostro campo perché giustamente i tuoi genitori fanno i postini, senza nulla togliere a chi fa questo lavoro, però non so se ti puoi permettere poi di avere un campo, cioè questi non hanno una gabbia, magari non hanno una casa, hanno un campo, vivono in un campo, sono così patiti di basket che gli basta avere un campo e vivono lì, va bene, infatti guarda, c'è sta pure la zona, vedete, il divano con la televisione, eccolo che si siede. Ah, c'è anche guarda la TV. C'è anche guarda la TV, ma noi non abbiamo tempo da perdere, per cui alzati da sto cacchio di divano. Quindi, arrivato a questo punto, vediamo un po', prosegui. Prosegui e si va direttamente alla partita. Si va direttamente alla partita. Bene, capisco. Però ragazzi, sinceramente, per limitazioni legate alla durata del video, direi di terminare qui questo video, perché insomma, per non rischiare poi di dover tagliare la partita a metà, sarebbe un peccato, verrebbe male. Quindi vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e lasciare sempre un commento se vi è piaciuto come abbiamo creato il personaggio, datemi consigli di qualsiasi tipo. Vi ricordo soprattutto di raggiungermi nella mia pagina Facebook, di cui credo vi lascerò il link in descrizione, ma ancora di più iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Quindi per adesso è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi!